Lascio dunque la parola al Ministro Franco Frattini, che pronuncerà l'orazione dal titolo Globalizzazione e crisi economica. Eccellentissimi capitani reggenti, signor segretario di Stato per gli affari esteri, signori segretari di Stato, onorevoli membri del Consiglio Grande Generale, autorità, signore e signori, è per me davvero un grande onore essere qui e poter partecipare come oratore ufficiale a questa importante cerimonia. Sono consapevole del rilievo che questa cerimonia riveste nella vita politica, istituzionale ma anche sociale della Repubblica di San Marino, quale grande e costante riaffermazione della fedeltà ai liberi ordinamenti di questa Repubblica. Certamente so che in passato un'orazione ufficiale è stata tenuta da eminenti uomini di governo italiani, dai quali ho imparato e da quali ognuno potrebbe e potrà imparare molto nella politica italiana: il presidente Andreotti, il presidente Cossiga, il presidente Spadolini. Ma certamente quest'anno abbiamo un momento significativo, particolarmente importante. Ricorre, come ricordato dal segretario Mularoni, il 70° anniversario di quella convenzione di amicizia e buon vicinato che fu firmata nel 1939, che credo costituisca ancora una pietra angolare con i necessari adattamenti per reggere i rapporti tra i nostri paesi, rapporti fondati sull'amicizia, sulla profonda conoscenza reciproca e condivisione di storia, cultura e soprattutto valori comuni. La mia presenza intende ribadire ciò che unisce in modo tanto speciale i nostri paesi, e ciò è non soltanto la contiguità territoriale o i rapporti secolari, che sono rapporti storici e culturali, ma vorrei richiamare proprio questo idem sentire, questa condivisione di interessi e di ideali che pongono le basi per sentimenti di autentica amicizia tra i nostri paesi e di fratellanza tra i popoli. Ciò consente certamente di affrontare uniti le sfide che sono poste da un contesto mondiale in così rapida e complessa evoluzione. Allo stesso tempo io credo sia indispensabile ribadirlo ancora una volta, lo faccio con profonda convinzione, rendere omaggio al patrimonio profondo di libertà, di tolleranza e di pace che la Repubblica di San Marino nel corso dei secoli ha saputo non solo conservare ma anche difendere con tenacia e con determinazione. In questi mesi siamo stati e rimaniamo impegnati in una comune, direi, quotidiana azione a tutto campo per un rilancio pieno delle relazioni bilaterali. Noi vogliamo proporci davvero un salto di qualità, superando le difficoltà del passato e nella prospettiva di una relazione fluida, articolata e ispirata soprattutto alla reciproca fiducia tra i due Stati. È un'azione impegnativa, essa è però resa agevole, oltre che dal rapporto di consuetudine ed amicizia, dai progressi già compiuti in questi anni da San Marino con il pieno sostegno italiano. Vorrei riferirmi alle relazioni che la Repubblica ha saputo definire con l'Unione Europea e che già oggi le consentono di partecipare a rilevanti aspetti della vita comunitaria e delle sue istituzioni, dall'euro alla libera circolazione secondo il Trattato di Schengen. Sappiamo oggi assai bene che la Repubblica di San Marino è chiamata ad un ulteriore, impegnativo ma ineludibile percorso di riforma interna che le consenta il progressivo adeguamento agli standard comunitari e internazionali in materia finanziaria e fiscale. Si tratta di un percorso cui prestiamo il nostro pieno e convinto appoggio. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza nel settore
nonché offriamo, grazie alle responsabilità che ci incombono quale presidenza quest'anno del G8, offriamo collaborazione, sostegno e continua possibilità di fare passi avanti insieme. Evidentemente è mia soddisfazione registrare e riscontrare l'impegno delle autorità sammarinesi e l'atteggiamento costruttivo che è stato assunto in sede negoziale. Abbiamo su tali basi, il ministro Mularoni lo ricordava, abbiamo potuto riprendere molto fattivamente un negoziato di un accordo che era stato impostato, diciamo così, sin dal 2003, allora ero ancora io ministro degli affari esteri, e abbiamo potuto dare l'impulso necessario per una rapida finalizzazione. La firma di quell'accordo di cooperazione economica così importante e l'impegno comune per concluderne a brevissimo un altro nel settore della cooperazione finanziaria forniranno un quadro compiuto, aggiornato, moderno di riferimento e le linee programmatiche per le iniziative nei vari campi della collaborazione bilaterale. Ovviamente ampio spettro di attività, dall'energia alla finanza, dalla cultura all'industria, fino al turismo, settore chiave per San Marino ma anche per l'Italia. Ricordo ovviamente, come già riferito, che i due accordi saranno destinati ad entrare in vigore contemporaneamente, proprio per dare il segnale visibile di questo contesto, di questo quadro di riferimento che parte con un nuovo inizio delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Il nostro comune obiettivo è quello di arricchire i settori di collaborazione. Io credo che questo sia nel comune interesse dello sviluppo sociale ed economico dei due paesi. Ieri abbiamo, ad esempio, sottoscritto uno scambio di note verbali che è importante, a mio avviso, per definire il quadro convenzionale sull'uso dell'aeroporto internazionale di Rimini. Questo permetterà di dare attuazione ad un quadro convenzionale con indubbio beneficio per la Repubblica di San Marino. E certamente io credo che proprio questo settore così importante, quello del trasporto aereo, possa offrire e debba offrire nuove opportunità per una diversificazione dell'economia sammarinese, ma al contempo potrà avere anche positive ricadute per il lavoro italiano sul piano dell'indotto economico che esso comporterà. Ecco la prova del comune interesse. Vorrei citare e ricordare, come già fatto ieri nell'incontro con il segretario Mularoni, la mia volontà di lavorare presto per lo sviluppo di questo piano, di questo quadro di riferimento, convocando dopo Pasqua la commissione mista che dovrà lavorare all'accordo in materia finanziaria, ma certamente convocare quanto prima anche la commissione mista culturale per approfondire sul piano concreto ed operativo una idea che mi trova fortemente consenziente, un progetto di parco tecnologico nel Montefeltro di cui molto si è parlato negli scorsi anni. Il professor Dulbecco, proprio nella sua orazione alcuni anni fa, ormai 11 anni fa, qui a San Marino, ricordò che la Repubblica è una